Stiamo realizzando il corso. Si è scoperto che 3.300 anni fa le persone facevano allungamento dei capelli. Dal 1990, ancora dopo 32 anni, ancora stiamo facendo estensioni. La visione dei capelli, che è un prolungamento della persona, acquisisce felicità e quindi hanno trovato queste 100 mummie, Non mummificate. non mummificate, bravissima, hai studiato bene, con il DNA hanno scoperto che 100 erano 28 persone, 28 28 di mummie, queste mummie erano donne e che queste donne avevano queste estensioni di capelli che andavano da 0,5 a 1 centimetro di diametro, di spessore, e dai 20 ai 30 centimetri di lunghezza. Di tutti i colori, di tutti i tipi, ricci, mossi, lisci. Ma tu immagina proprio la scelta del colore da un capello afro a un capello indiano, già all'epoca già si poteva creare veramente capelli rossi sui neri e Certo. quindi sarebbe stata una grande interazione. Hanno sempre tenuto all'estetica perché questo non serviva solamente alla morte, ma Anche da esatto, vivere. ma permettersi all'epoca un'estensione, qualcuno che ti dona i capelli o qualcuno che devi uccidere per i capelli, perché all'epoca era solamente per poche persone e quelle persone sicuramente rimanevano sempre nella casta delle persone più ricche dell'epoca. La tua opinione dell'estension adesso? E guardando anche quello che è stato, secondo me è una moda? È uno stile di vita. Mi Fantastico, bella, bella, mi piace. piace questa risposta. Bene, io per il momento vi saluto e con Azzurra, che è molto timida, siamo riusciti a farla parlare questi 5 minuti di formazione. Higher Station. Come dice Daniele Benedetti, che è uno dei miei idoli fantastici, e lui girava questi video, ma non se lo proprio filava nessuno. Poi, ripetendo, poi piano piano metti quelle tre parole che possono aiutare le persone in un secondo. Perché chi vede questi video YouTube, in qualsiasi, ha bisogno di acquisire un qualche cosa che possa utilizzarlo nella vita. Per esempio, io adesso con tutte le competenze che ho potuto acquisire per fare queste dirette, ultimamente sono stato anche contattato da un paio di dottori che disperati mi chiedevano di imparare a fare le dirette e fare corsi online. Queste cose per farle ti puoi avvalere di professionisti, ma è anche vero che bisogna impararle per noi stessi perché a tempo reale, come una televisione, come un film, tu puoi essere partecipe in prima persona per trasformare quell'idea in realtà e questa è realtà parlata insieme a voi. Quindi, viva la vita, viva imparare le cose, star bene con noi stessi e noi ci siamo ritagliati una nicchia di mercato che è l'allungamento dei capelli. Io sono un parrucchiere da 50 anni. So tagliare, so acconciare, so fare anche delle cose incredibili, però ho imparato anche a fotografarle, a riprenderle, a raccontarle, perché questo è il modo di vivere. Se dei dottori mi vengono a chiedere che devono imparare, c'è bisogno di competenze, quindi
Ci sono lavori che nascono e lavori che muoiono, e quindi anche nel nostro campo della parrucchieria, attraverso la sensibilità del parrucchiere, ma c'è una proposta di legge per fare l'università, per fare il parrucchiere, che sarebbe fantastico, così uno potrebbe acquisire delle competenze migliori come qualifica professionale nell'ambito della parrucchieria. Per esempio, io me stesso sono specializzato sull'allungamento dei capelli, perché ne parlo da quando mi alzo a quando vado a dormire. Ma se potevo parlare del colore, sarei diventato un campione nella colorazione. E quindi questo ci fa pensare che dobbiamo solamente guardare dentro noi stessi, vedere le nostre attitudini, e noi, Estensore Group, vogliamo insegnarti questa cosa qua, a te, parrucchiere, che mi stai ascoltando, ma puoi anche vivere la tua vita come la stai vivendo adesso. Però è anche vero che dentro una parruccheria, se noi utilizziamo 9 aggettivi, aggiungiamoci l'aggettivo extension per farli diventare 10 e farlo entrare nella nostra routine. Perché tanti parrucchieri mi dicono: ah no, questo è un quartiere che l'extension non è vero. Se non parli, non crei valore, e se non crei valore, non crei economia. Quindi il Callori con Estensore Group è una persona semplice che piace, è appassionato sull'estescio, e mi piace motivare i parrucchieri, perché nel momento che un parrucchiere è motivato, guarda caso, escono fuori allungamenti di capelli proprio dalle sue clienti. E quindi allargare, come estendere, non nella lunghezza, ma nei piccoli inserti per raggiungere subito un risultato. Questa è l'innovazione delle persone che sono appassionate o centri appassionati di allungamento di capelli.